Presidente e colleghi, oggi ci troviamo qui per votare in aula la richiesta di arresto del deputato Galan, per la quale la Giunta si è già espressa favorevolmente. Il Movimento 5 Stelle è contro l'immunità parlamentare, poiché essa troppe volte ha violato il principio di uguaglianza, principio che si pone alle origini dello Stato di diritto. E basta leggere i resoconti della Giunta della scorsa legislatura per avere la prova dell'uso distorto di questa guarentigia, che trova la sua massima espressione nel diniego all'arresto del deputato Cosentino, che per i deputati dell'allora PDL era un povero perseguitato. Peccato che per tanti altri ipotetici perseguitati fuori da questo Parlamento non ci sia nessuno a impedire il loro arresto. E a proposito di fumus persecutionis, la cui presenza, insieme alla gravità dei fatti contestati, sono gli unici elementi che la Giunta prima e l'Aula poi devono valutare, ci chiediamo quale dovrebbe essere il fumus di un'inchiesta che ha portato a 25 arresti in carcere e 10 arresti ai domiciliari. Com'è possibile che gli altri soggetti coinvolti non fossero perseguitati e Galan sì? Il caso Mose è un caso che la storia non dovrebbe dimenticare, che i cittadini non dovrebbero dimenticare, ma che forse i cittadini non conoscono neanche, disinformati come sono da media manipolati e, consentitemi, eversivi, poiché tendenti a scardinare subdolamente il nostro ordinamento nato in origine come democratico. Il GIP descrive il caso Mose come un sistema corruttivo diffuso e ramificato, in cui il legame tra corrotti e corruttori era talmente profondo che non sempre è stato possibile individuare il singolo atto specifico contrario ai doveri di ufficio, arrivando ad affermare che funzionari e politici coinvolti sono da tempo a libro paga del Consorzio Venezia Nuova. Un'organizzazione criminale, questo è, atta a distrarre ingenti somme di denaro pubblico tramite il meccanismo delle sovraffatturazioni e delle consulenze. Un meccanismo rodato, Presidente, contro cui questo governo non sta facendo nulla. Con la creazione di fondi neri attraverso numerose società estere, ancora lottiamo contro le società estere. La corruzione del magistrato della Corte dei Conti per ammorbidire i giudizi, e qui devo dire, certo, bisogna darne atto che il sistema Mose ha veramente espresso il massimo di sé con la corruzione del giudice Giuseppone, scrivendo e modificando le relazioni della Corte dei Conti con tanto di comparazione tra la relazione originale e la relazione modificata dai dipendenti e da chi lavorava presso il Consorzio Venezia Nuova. Ma non bastava questo. Anche il totale asservimento del magistrato delle acque, il magistrato delle acque che era colui che doveva controllare, ebbene le sue relazioni venivano fatte anche queste nei computer del Consorzio Venezia Nuova, colui che doveva controllare, che era controllato dal magistrato delle acque, era lui a scriversi le relazioni. Dei geni, peccato che non erano al servizio dei cittadini. E l'estromissione dell'ISPRA, l'ISPRA, l'emanazione del Ministero dell'Ambiente, che doveva controllare appunto l'operato del Consorzio Venezia Nuova, estromissione operata dal Galan, atto corruttivo contestato, lì ancora oggi presente, abbiamo appena presentato un'interrogazione parlamentare su questo. L'estromissione del settore ambiente, perché? Perché Galan e Chisso dovevano mettere, secondo la ricostruzione della magistratura, tutto sotto la loro, sotto la loro, il loro controllo per poter intervenire. Questi sono gli atti corruttivi che gli vengono contestati a Galan e credo che non sia cosa da poco. Un mostro con tante teste che è arrivato a succhiare quasi 7 miliardi di soldi pubblici per un'utilità dubbia. L'ingegneria criminale, non idraulica, ma la criminale del Mose, dovrebbe essere patrimonio culturale di tutte le procure d'Italia e forse andrebbe creata proprio una super procura che metta insieme tutte queste informazioni e sia in grado di bloccare l'attività di società che dal nord al sud riescono a vincere appalti e ad accedere ai project financing. E a proposito del project financing, non poteva mancare anche questa, al Galan viene anche contestato di avere favorito
costruito nella regione Veneto non per il bene dei cittadini veneti e italiani, ma per il bene della Mantovani e della sua controllata Adria Infrastrutture, di cui aveva alcune quote per il tramite del prestanome, chiaramente, di Paolo Venuti, di avere favorito, dicevamo, l'uso del project financing. E come? Adottando una specifica legge regionale unica in Italia, che semplificava l'accesso, ed eliminando il requisito della programmazione triennale per farvi rientrare la presentazione di progetti anche di qualunque tipo, senza che avessero un senso per la Regione Veneto. E qui forse appare più chiaro il motivo per cui il GIP ha chiesto anche l'arresto in carcere, come appare ancora più chiaro se si considerano le strane commissioni di interessi fra Galan e Venuti, fra la moglie di Galan e la moglie di Venuti, le loro partecipazioni nella società Tema, il viaggio in Indonesia della coppia di Venuti per presunti interessi nella distribuzione del gas cui sarebbe interessato il Galan. Dovrebbe andare a Porto Tolle, si dicevano al telefono i coniugi Venuti. Ma cosa avrebbe ottenuto Galan per asservire così l'interesse pubblico a quello di privati senza scrupoli? Stando alle dichiarazioni del Mazzacurati, il Galan sarebbe stato a libro paga del Consorzio Venezia Nuova per 10 anni, per la somma di 1 milione di euro all'anno. Avrebbe ricevuto 900.000 euro in 2 diverse occasioni, per avere condizionato i pareri una volta della Commissione VIA e un'altra volta della Commissione di Salvaguardia per l'approvazione definitiva del progetto MOSE. Avrebbe ricevuto 200.000 euro nel 2005 presso l'Hotel Santa Chiara per mano della Minutillo da parte del Baita. Avrebbe ricevuto 50.000 euro poi versato in un conto di San Marino. Avrebbe ricevuto, quale benefit del suo servimento, la ricostruzione della propria abitazione di Cinto Euganeo e della Barchessa attraverso il solito meccanismo delle sovraffatturazioni, che l'architetto Turato però non è che fatturava a Galan, fatturava la Mantovani, sovraffatturava, pagava la Mantovani con i nostri soldi, però ricostruiva la villa a Galan. Certo, ancora tutto da dimostrare. Il Galan in giunta ha presentato diverse memorie difensive, come se si trattasse giustamente di un'aula di tribunale. Se il deputato avesse voluto dimostrare il fumus persecutionis, più che difendersi, entrando nel merito dei fatti contestati, visto che questo non è un collegio giudicante, avrebbe dovuto accusare lui i giudici, prendendosi la responsabilità di avere artatamente usato il loro potere per raccogliere prove e indizi al suo carico, al solo fine di impedire lo svolgimento della sua attività politica, turbando così l'integrità del plenum. Però, Presidente, dopo aver letto le 770 pagine di ordinanza, gli unici che ne escono veramente perseguitati sono i cittadini onesti, che indefessamente lavorano e pagano le tasse, pensando che i loro eletti li difendano anziché usarli come schiavi solo per soddisfare la loro malata ingordigia. A noi non interessa che Galan vada in carcere, ma solo che venga trattato come un cittadino qualunque. Sarà poi l'aula giudiziaria ad accertare la verità giuridica. Ma si sappia che i cittadini non sono giudici e non hanno bisogno del tribunale per capire da che parte sta la verità, Presidente. E prima di chiudere voglio dire a quest'Aula che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge, la C2545 della collega Mannino, finalizzata all'introduzione della regola per cui, ove nei confronti di un membro del Parlamento sia autorizzata l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, sia sospesa l'erogazione dell'indennità fino alla cessazione delle misure cautelari che pongono in grave pregiudizio l'esercizio della funzione con quella disciplina e quell'onore richiesto dell'articolo 54 della Costituzione. E chiudo, Presidente, il Movimento 5 Stelle ha anche presentato la proposta di legge per la commissione d'inchiesta sul MOSE e il Movimento 5 Stelle ha anche presentato un progetto di legge, il collega D'Incà, per la revisione del project financing. Proposte, solo proposte del Movimento. Grazie, Presidente. Grazie, deputata Grillo. Allora...